Ragazzi, scusate se ci ho messo un attimo in più, ma in salita mi sono fermato, ho messo su subito.it un annuncio. Vendo la bici perché è uno sport di merda. Questo potrebbe essere l'intro del video. Buongiorno Stefano, Lorenzo, Fabio. Erano che stanno dormendo. Un po' tutti addormentati, andiamo all'isola d'Elba. Arrivati anche Luca. Andrea, me lo sono perso, dai. Partiamo bene col traghetto cancellato. Eccoci qui sull'isola. Siamo partiti per 3 giorni di tour. Esploreremo a destra e a sinistra. Spettacolare già da subito. È la gufo. No, non è il fosso, vecchio. Oh, scusa. Dopo una prima discesina, il nostro Andre ci porta al laghetto rosso. Spettacolare. Via, il primo sentiero ufficiale dell'Elba. Boom, vista mare, subito così. Porti a casa la pianta? Che roba! Non si scassare il rallento perché sì, no, non vorrei tagliare il primo giorno. Prima discesa andata e arrivati a un mare. Non ho fatto neanche in tempo a riprendere la colombina. Ripartiamo con un po' di asfalto. Si mena. Un tunnel controvento. Questo pezzo, raga. Wow. Meraviglioso qua. Guarda che roba. Cima del monte. Siamo partiti da là. Puttana, se ti spostava, oh! Un po' di silenzio qua. Io non tocco c'è il COVID. Let's go! Con il nostro Andre, che figata!
Occhio! Sto verde! Wow. Mamma mia! Quanto cazzo è bello il terreno, ragazzi! Ma cos'è? Guarda qua! Mamma! Ehi, ehi, guardalo lì che alza il musino! È venuto giù? So. Discesa molto molto bella, divertentissima. Adesso vediamo se risalire o tagliare un pezzettino perché siamo un po' lunghi. Più fiato. Sasso suo stinco. Mamma che bello. Wow, che roba signori, che roba. Tagliamo l'ultimo pezzo su strada Marciana, arrivati all'hotel. Mi hanno insultato per le mie ciabatte. Ma no, non capisco perché. Ma perché?
una matata, un giro. Stiamo andando a mangiare marcio, almeno una pizza e mezza barra due, vediamo un pochino se mangiamo in farmacia. Così, dopo una bella pizza buncia, una bella nutellina. Buongiorno. Manutenzione. Ci proviamo. In partenza per il secondo giorno, direzione Monte Capanne. Che non vuoi cantare su una pendenza del 20%? Era bella la strada, ma durata poco. Menare. Com'è, cavalli? Bene. Alla grande? Alle cavalli! Qui c'è un bosco muschiato bellissimo. Muschiato bosco. Alle Andre! Paesaggio pazzesco. Ma che bello. Una tela bianca. Di qua c'è il sole. Interessante la questione. Non c'ho più gamba. Controlla se vieni dentro. Bravissimo, grande. In calma. E lui neanche l'ha usato. Che figata. Molto fisica. Dopo il divertimento si sale sulla Via Crucis. La Via Crucis. E anch'io nel mio piccolo porto la mia. Con 20 kg di bici spalla e via. Eccoci qui alla fonte di Napoleone. Una volta bevuta questa, raga. Un'arena. Oh, che bello, un po' di mare. Aia. Che roba. Che bel panorama. Sentiero bellissimo. Bellissimo. Bello. Wow. Come rilancia? Wow! Thank you.
che giorno. Vieni. Lì no. E dove cazzo vado? Cile. Vediamo un po' di reazioni a caldo. Ehi. Facilissimo. Flo. Leggero. Sapevo portavo la grave. Ah! Oh, chi è che ha messo lì quella roccia? Ma che cazzo l'ha messa quella roccia lì? Grande. Per di qua direi. Gradaio, gradinaio. Posto Roby? Bella, sì, stanco. Sì, vecchio. Viene più uno. Ok. Sono ambiente incredibile. Guarda che bello qua. Wow. È finito. Oh, so voi, io ho fame e sono cotto. Arrivati a Pomonte, bravissimi tutti. Complimenti, bellissima discesa dura. Con la media che buona Pasqua. Auguri. Buona Pasqua. Oh, stai a sociale. Eccoci qui che dopo un bel pranzo siamo ripartiti. Ora abbiamo parecchia strada. Ma che bello! Peggio tu, cazzo, vai! Non ci sono. Aia, aia, punge! Aia. Ah, carino il mare. Ma cos'è? Petrolio? C'è qualcosa nell'acqua. Che bello è il mare dell'erba, raga. Oh, è che la mia salopetta di 3 giorni, puzzano. Dai, vuoi fare un tuffo? Facciamo il tuffo? Non so se facciamo il tuffo. Già troppo freddo, stiamo andando a prendere il gelato. Chi cazzo lo vuole il gelato? Cioè, sei andato avanti un minuto e ho seguito altra gente. Che devi fare? Avevano la piazzettina gelato. Prima dell'ultimo tratto. Ultimi metri di salita.
vieni qua. Ale. Mamma, che bella si sponde! Bella Lore! Vale! Andiamo a prenderli! Violino! Cibo! Andiamo a fare schifo! Leggera oggi? Ma una passeggiata! Sì. Facile! Siamo stanchi! Ma io non sono stanco, non capisco perché dicono tutti così. Cosa hai fatto? Lorenzo, dacci, panini. Ma che bestia è, raga? Oh, ma che cazzo hai preso? Vieni, guarda un po'. Mamma mia! Ma non è, ragazzi, ci siamo mangiati degli hamburger scandalosi. Ora si ritorna e si va a dormire. Buongiorno, giorno 3. Partiamo oggi in direzione Capoliveri subito e poi promontorio. Posso dire che siamo un po' stanchi? Così andiamo in spiaggia. Eccoci arrivati a Capoliveri. Il dolore al culo è sempre più forte. Iniziamo ad essere costantemente sudati. Buongiorno signora. Ma cos'è? Porco... Occhio lì! No! Figlio, è molto bello, raga! Non ho ben capito dove devo andare. Tipo di qui non posso droppare. Ah, sì, vedi che è lì. Si va qui... questa roba. Penso nel canalino. Qua sicuramente no. Ti ha rubato il posto, Ste, ti ha rubato il posto nel video. Destra, di destra. Te l'ho detto che c'era il tornante. Bella. Guarda che spettacolo qua. Risalite dalla miniera. Colombino non manca mai. Pasqua. Sembrava un video poetico e poi
dovete guardare avanti. Wow, mamma mia che roba. Che vista, regà, ma cos'è? Grande gufo. Niente, abbiamo goduto per un attimo vista mare e ci ha punito subito con della pioggia. La vangata. Che questi rami ti tirano i freni. Andiamo a prendere l'ore. Eccolo. Azzurro, pausa pranzo. Siamo un po' bagnati. Ma guarda, io sono tutto bagnato. Panino al volo. Molto carino questa piazza. Niente, ha ripreso a piovere. Diretti al porto. Ha anche aumentato. E in questo momento ho vento contro. Che vita di merda, signori. E via così. Regalino finale, magari se grandina ci fa anche un piacere, ma la vita va vista così, con positività. Un po' di temporale per non farsi mal. Siamo Rio Marina. Vendo la bici perché è uno sport di merda. È finita così. È giusto. A cioccolata calda. Arriva al mare. Ma qualcuno disse cosa può succedere ancora? La grana. Comunque, ragazzi, incredibile. Aveva smesso di piovere. Sti ha messo un piede fuori dalla tenda e ha iniziato a piovere. Col sole e l'arcobaleno. No, no, no. Viene giù un fulmine, figa. Volevo far vedere la mia ciabattina tecnica. Guarda le mie. Ma guardate che bello il nostro traghetto con l'arcobaleno. Oh, il sole si sta bene davvero. Adesso che ce ne andiamo, guardate l'isola che bella. Tutto colorato. Così una domanda tecnica. Tecnica. Tutte le nuvole dove eravamo dentro nel temporale. Le abbiamo prese. Non ce n'è più una all'orizzonte.